Quella che vogliamo raccontarvi oggi è una brutta storia, fatta di violenze sessuali, omissioni di soccorso, tentati omicidi e alcolismo. Se siete facilmente impressionabili, vi consiglio di chiudere questo video. Ma come? Questo è un video sulla Formula 1? No, no, questo è molto di più, è molto di più. Oggi si parla di un pilota dimenticato che si è autodefinito il pilota più scarso ad aver mai messo le ruote su un tracciato di Formula 1. Paura, eh? Un cordiale saluto e bentornati sul canale della Formula 1 dimenticata per una storia come ai vecchi tempi, una storia di quelle che piacciono a noi, una storia di piloti dimenticati. Non perdiamo altresì tempo e cominciamo. Vi è piaciuta questa introduzione alla Blu Notte? Ci abbiamo messo 20 minuti per farla perché continuavamo a ridere. Comunque, tutti pronti per la storia di Taki Inoue? Like al video che se lo merita perché Yuri ha fatto un lavorone di ricerca delle fonti e cominciamo. Takashio Inoue nasce a Kobe in Giappone il 5 settembre 1963. Alcune fonti riportano che suo padre sarebbe stato un ricco imprenditore operante nel settore delle slot machine, ma sembra che in realtà il piccolo Taki abbia inseguito i suoi sogni di diventare un pilota di Formula 1, raggranellando soldi qua e là, lavorando in vari ristoranti come cameriere. Dopo aver disputato delle gare locali nel 1987 riesce a raccogliere il denaro necessario per pagarsi un volo per il Regno Unito e così inseguire finalmente il suo sogno. Già, peccato che il buon Taki non parlasse una parola d'inglese e soprattutto non avesse mai preso un aereo in vita sua. Non sapevo nemmeno come salire sull'aereo. Quando servirono il cibo chiesi loro quanto costasse, mi dissero no, non devi pagare. Racconta lui stesso che una volta atterrato a Londra andò al banco delle informazioni dell'aeroporto e chiese, dato che voleva diventare un pilota di corse, quale fosse il posto in cui andare. Noi volevamo savoir l'Idris. Tra un tentennamento linguistico e l'altro, gli indicano un posto, lui sale sul pullman, arriva e si trova davanti all'ippodromo di Newmarket. Lo avevano mandato all'ippodromo, forse gli stavano già dicendo che era meglio darsi all'ippica. Non lo so, non lo sapremo mai forse. Alla fine Taki riesce a trovare la strada per la scuola di pilotaggio di Snetterton, uno degli autodromi storici britannici, dove prende lezioni da David Sears, ex pilota e proprietario di un team nella Formula Ford 1600. Durante dei test però fu vittima di un gravissimo incidente durante il quale ebbe anche un arresto cardiaco. Venne immediatamente soccorso da Sears e portato in ospedale, dove i medici riuscirono a salvargli la vita. Quando poi si risvegliò, scoppiò in lacrime davanti a Sears, dicendo che la sua macchina si era rotta. Insomma, aveva paura che se gli fosse stata addossata la colpa dell'incidente, lo avrebbero rimandato a casa e così il suo sogno sarebbe stato mandato in frantumi. Sears lo tranquillizza, capisce e anzi lo supporta offrendogli un posto dove dormire a casa sua, dove si sarebbe ripreso e avrebbe racimolato qualche soldino facendo lavoretti qua e là. Nel 1988, a 25 anni, riesce finalmente a disputare un intero campionato nella scuderia di Sears, ben 25 gare che gli servono per accumulare esperienza in monoposto. L'anno successivo vorrebbe passare in Formula 3 inglese, ma il team gli chiede una cifra di oltre 600.000 dollari per correre. Come al solito, il motorsport non paga, anzi paga se paghi. Taki quella cifra non ce l'ha e quindi, sconsolato, non può far altro che far la valigia e tornare in Giappone, dove si iscrive alla F3 giapponese. Gli anni passano, sono ben 5 quelli che trascorre nella categoria nipponica e negli ultimi due inizia a vedere ogni tanto qualche podio, ma ovviamente sembra destinato a un'anonima carriera nelle serie minori, finché gli arriva una telefonata proprio da David Sears, che lo vuole nella sua scuderia di Formula 3000, ovvero la serie appena sotto alla Formula 1 dell'epoca. È l'occasione della vita. Taki accetta, ma la stagione non sarà così trionfale, anzi.
Il suo compagno di squadra è Vincenzo Sospiri, uno dei piloti che sembrano avere maggior talento e di cui si parla un gran bene, infatti arriva quarto in campionato, mentre lui raccimola la bellezza di 0 punti, con miglior risultato un 9° posto all'Estoril. Tuttavia, malgrado gli scarsi risultati, continua a puntare al suo grande sogno, la Formula 1, perché sognare non costa nulla. La Formula 1 sì. Proprio per questo ci sono diverse squadre in grandi difficoltà finanziarie e una di queste, la Simtech, offre ai piloti della Supernova la possibilità di effettuare un test con la vettura a Barcellona. Non si sa come, non si sa perché, così, di botto, senza senso, riesce a strappare un contratto per correre un gran premio, una tantum, in casa sua, grazie all'accordo con lo sponsor Unimat, che era un'azienda produttrice di distributori automatici giapponese. L'azienda gli paga la partecipazione alla gara e lui finalmente può coronare il sogno di una vita. Diciamocelo però, dopo neanche una stagione in F3000 e continui tentativi nelle serie inferiori senza mai vincere un titolo, entrare così spalancando la porta in Formula 1 forse non era la migliore opzione. In qualifica si becca la bellezza di 3 secondi e 3 decimi di distacco dal suo compagno di squadra David Brabham, ma riesce comunque a qualificarsi alla gara perché le Pacific sono più lente del trattore di mio zio, che è del 1971. La gara poi aggiunge un altro grado di difficoltà. Comincia a piovere, anzi non è pioggia, è proprio un acquazzone. La pista è allagata e, a causa della sua poca esperienza, dopo soli 3 giri, Inoue va in aquaplaning sul rettilineo di partenza, va a sbattere contro le barriere ed è costretto al ritiro. Il giapponese però non si dà per vinto, lo sapete. L'animo del nipponico è più forte di qualsiasi altra cosa e quindi riesce a trovare un sedile anche per la stagione successiva, questa volta per l'intera stagione. La scuderia è la Footwork e l'accordo prevede che il suo sponsor versi nelle casse del team 4 milioni e mezzo di dollari per disputare tutto il campionato. Si arriva così al primo Gran Premio stagionale che si corre in Brasile e Taki ci arriva pronto, carico e soprattutto super preparato. Feci pochissimi chilometri di testa a causa del fatto che avevamo a disposizione solo vecchi motori Hart usati. A Silverstone feci 8 giri e poi il motore si ruppe. In Brasile arrivai e non sapevo che durante la gara avrei dovuto fare dei pit stop. La Formula 1 era l'unica categoria che implementava il rifornimento in gara all'epoca. Beh, figliuolo, da qui a non sapere che in Formula 1 si fanno i pit stop vuol dire che non è... Avevi visto una gara prima di allora? Oppure... Si diceva che la squadra si fidasse pochissimo del proprio pilota e che quindi durante le sessioni di test gli facesse fare il minimo indispensabile di giri per evitare che facesse grossi danni. Un ottimo modo perché il pilota impari, no? D'altronde. E quindi non ci si aspettano grandi colpi di scena, anche se nelle qualifiche non va malissimo. È 21esimo su 26, il compagno di squadra Morbidelli fece quasi un secondo meglio di lui, ma questi sono dettagli. In gara a un certo punto si trova in un'onestissima 12esima posizione, in gran parte grazie ai ritiri altrui, anzi solo grazie ai ritiri altrui. Poi, purtroppo, al 48esimo passaggio, il motore lo abbandona. E le prime 4 gare le passa tutte così, tra incidenti o errori o inaffidabilità della vettura, non riesce mai a vedere la bandiera a scacchi. Jackie Oliver, ex pilota e team principal della Footwork all'epoca, ricorda. Aveva degli incidenti particolari, in parte era dovuto al fatto che lui ogni tanto premeva i pulsanti sbagliati. Hai toccato questo e non devi toccare! Adesso non si può più toccare! Io tocco! Provaci ancora, tocca, dai! Io tocco quando mi pare, per esempio adesso non mi va tanto. Si arriva quindi a Monte Carlo, tracciato insidioso soprattutto per chi ha poca esperienza, soprattutto per uno come Taki che non ci ha mai corso e questo può rappresentare un pericolo. Da qui comincerà la sua storia d'amore che vi abbiamo accennato nell'introduzione di questo video. Di cosa stiamo parlando? Pazientate un attimo e capirete tutto. Siamo nelle prove libere e il nipponico naviga nei bassi fondi della classifica lottando per andare il più veloce possibile. Sul finire della sessione però la sua Footwork ha un problema al pedale del freno e la deve fermare in pista. La direzione gara manda il carro attrezzi sul luogo per rimorchiare la vettura nei box, ma il giapponese, invece che rientrare a piedi, decide di rimanere dentro l'abitacolo della vettura. Taki si slaccia le cinture, si mette comodo, mette le mani fuori dal finestrino, si accende una cicca, no, vabbè, comunque rimane comodo col casco in testa per farsi dare un passaggio al box, ma mentre la sua vettura veniva trainata sopraggiunge la safety car, che non era stata informata o non si avvede della Footwork, e la centra in pieno facendola così
così ribaltare. Il cavo di traino prese in pieno l'anteriore della monoposto tranciandolo, mentre il pilota sbatté la testa sull'asfalto e per fortuna aveva ancora il casco, se no non avrebbe potuto raccontare l'aneddoto migliore della storia delle corse che sentirete fra poco. In ogni caso l'urto non è che lo lascia senza danni, perché il giapponese si procura una commozione cerebrale. Arrivano i medici per soccorrerlo e la scena è questa. Il mio casco era totalmente schiacciato, poi vedo il dottore. Loro per prima cosa tentano di controllare il mio pene toccandomi i testicoli. L'ho imparato in Inghilterra, quando i testicoli si muovono il cervello sta bene, quando c'è un grande incidente prendono le forbici e tagliano la tuta, poi colpiscono i testicoli e se si muovono allora il ragazzo sta bene, altrimenti c'è un danno cerebrale. Grazie a questi movimenti sotterranei da parte dei medici riuscii ad avere l'ok per disputare la gara. Qui Yuri ha scritto grazie alla ravanata di palle, ma io non lo dirò perché mi sembra un po' eccessivo. In ogni caso, gesti scaramantici a parte, in gara non ebbe fortuna dato che il cambio lo abbandonò dopo appena 27 giri. Tra l'altro Inoue ammise dopo diverso tempo che in quel periodo aveva contratto il vizio dell'alcolismo, beveva tantissimo perché aveva molta paura del fatto che la sua vettura fosse così tremendamente veloce. Ragazzi, parlava di una Footwork del 95. Finalmente al Gran Premio del Canada riesce a concludere la sua prima gara in Formula 1 arrivando nono, oggi sarebbero 2 punti ridati, ovviamente arriva nono perché tutti gli altri si ritirano e lui rimane illeso. Alla gara di Francia invece è coinvolto in un incidente alla partenza con il suo connazionale Ukio Katayama, di cui tra l'altro abbiamo raccontato la storia incredibile nel video che trovate in alto a destra, e poi arrivano 2 ritiri, a Silverstone per un testacoda e Hockenheim per la rottura del cambio. Il prossimo Gran Premio si svolge all'Hungaroring. L'annata è il 1995, ve lo ricordo così sapete che cosa sta per arrivare, e in qualifica è 18° davanti al suo compagno di squadra Max Papis. Dopo soli 13 giri però deve abbandonare la corsa per il cedimento del motore Hart, che fuma vistosamente a un principio di incendio. Taki accosta, scende dalla vettura e celermente si reca da un commissario per procurarsi un estintore. Ebbe quella reazione perché il suo compagno di squadra aveva distrutto una scocca e la squadra non ne aveva un'altra di riserva. E quindi, vedendo il fuoco che cominciava a divampare, pensò: se qui distruggiamo un'altra scocca, finisce tutto. Inoue afferra l'estintore ma non si accorge che in quello stesso istante sta sopraggiungendo sul luogo dell'incidente la medical car che lo centra in pieno mandando la gamba all'aria. Il giapponese ricade incredibilmente in piedi e poi si accascia a terra dolorante. Sono atterrato in piedi, molto bene, atterraggio perfetto, penso voto 9,9 su 10. Il pilota giapponese dolorante viene portato ai box dove chiede di essere trasportato in ospedale per accertamenti. Il direttore di gara, Charlie Whiting, però risponde che per far intervenire l'elicottero per il trasporto in ospedale avrebbe dovuto interrompere la corsa e non gli sembrava l'occasione di farlo. Cioè, in pratica, cosa faccio? Interrompo la corsa per te che ti sei fatto investire dalla medical car. Insomma, come non è, Taki deve aspettare più di un'ora che la corsa finisca prima di essere trasportato in ospedale, dove succede un altro fatto molto curioso. Verifico se stiano controllando il mio osso, ma loro mi chiedono la carta di credito. La carta di credito? Non ce l'ho! Ho la tuta da corsa addosso! Loro vogliono che paghi in anticipo, altrimenti non mi potranno aiutare. Riesco a contrattare un'altra mezz'ora di cure senza pagare. Per 2 anni continuarono a spedirmi la fattura a Monaco. Per la cronaca non si era fatto quasi niente alla fine. Comunque, cara Formula 1, va bene che il pilota era quello che era, ma cercare di eliminarlo fisicamente, cercando anche di nascondere le prove, sembra un tantino eccessivo, forse. Ragazzi, volete ripercorrere le gesta di Taki Inoue? Sì? E allora avete un solo modo. Iscrivetevi al campionato dimenticato. State tranquilli che non abbiamo medical car con cui investirvi. Sono aperte le iscrizioni per la data di Torino, mentre il prossimo mese apriranno quelle di Modena. Se volete saperne di più, trovate tutte le info qui sotto in descrizione. Vi aspettiamo. Adesso torniamo al video. Ciao!
Comunque, dopo quella gara arrivano ben 3 arrivi al traguardo, anche se a Spa durante le qualifiche sul bagnato rischia non grosso di più. Infatti alla Source ci sono le bandiere gialle perché i commissari stanno spostando la Ferrari di Alesi che si è fermata. Inoue non se ne avvede, arriva lungo rischiando di centrare in pieno gli steward. Il weekend successivo esce dai box di Monza per la qualifica e durante il giro lanciato va lungo alla variante della Roggia, ma le gomme sono fredde, ci sta. Inoue prosegue, si lancia per il suo giro cronometrato e all'uscita della prima variante perde il posteriore e quasi la mette a muro. In gara poi sta per essere doppiato da Hill e Schumacher, ma all'improvviso cambia traiettoria davanti al pilota inglese che va a tamponare il tedesco facendo fuori entrambi. Hill accuserà dell'incidente Inoue, reo di avergli tagliato la strada davanti a lui. Alla fine comunque riesce a scamparsela e arriva un ottavo posto che oggi sarebbero 4 punti ridati, ho i brividi soltanto a parlarne, ma bastava solo aspettare qualche anno e avrebbe potuto conquistare un punto, niente. Al Nürburgring non riesce nemmeno a partire a causa di un problema elettrico, ma poi si arriva ad Aida in Giappone per il Gran Premio del Pacifico, casa sua, quindi siccome è in casa sua si sente un po' di fare come se il circuito fosse interamente suo. Infatti, in testa coda durante le qualifiche, pensa bene di compiere qualche metro contromano in piena traiettoria prima di rimettersi dalla parte giusta. Insomma, una manovra da arresto. Per compensazione, in gara si ritira, non facendo così ulteriori danni. A Suzuka, l'altra gara di casa, coglie un 12° posto, dietro anche alle due Minardi, mentre all'ultimo appuntamento stagionale sul circuito di Adelaide conclude mestamente andando in testa coda, mentre il compagno di squadra Morbidelli finirà la sua gara addirittura sul podio. La Footwork non ne vuole sapere più niente di lui, ma Inoue non si dà per vinto. Intavola diverse trattative con Tyrrell, con Ligier e alla fine si trova un accordo di massima con la Minardi. Sarà lui il pilota titolare per la stagione 1996. O meglio, avrebbe dovuto essere lui. Infatti era già tutto pronto, tutto preparato, quando la Unimat, il suo sponsor, decide di negargli ulteriori fondi e quindi Minardi, senza quei soldi, non è disposto a farlo correre e dargli torto, quindi l'occasione sfuma. Finisce così mestamente la sua seppur breve carriera in Formula 1, con 18 gare disputate, 0 punti conquistati e l'assoluto record di essere stato l'unico pilota a non aver compiuto neanche un sorpasso su un avversario in nessuna di queste gare. Bello io, tanta roba, stupore. Fece qualche apparizione nelle vetture a ruote coperte, come durante la 1000 km di Suzuka, ma non era interessato a quella categoria, lui voleva correre in monoposto. Ci fu anche un tentativo di intraprendere una carriera in IndyCar, ma non se ne fece niente. Semplicemente non avevo le palle necessarie. Quando ho partecipato ai test privati per la 500 miglia di Indianapolis, praticamente mi sono cagato addosso. Voglio dire, ha detto lui. Nel 2014 ottiene di provare una Lotus E30 sul tracciato del Paul Ricard, probabilmente scelto a causa delle sue infinite vie di fuga lunghe 7 km dove è praticamente impossibile andare a sbattere. O no? Charles? Finisce qui l'incredibile storia di Taki Inoue. C'è spesso questa diatriba su chi è stato il più grande in Formula 1 o chi è stato il peggiore di sempre in Formula 1. Ecco, sentite cosa da dire proprio il diretto interessato su questo argomento. Fumo troppo, bevo troppo e sono un pigro bastardo. Non c'è bisogno di chiedersi chi è stato il peggior pilota di Formula 1 di sempre. Sono stato sicuramente io. Ho avuto solo fortuna per aver guidato nella massima categoria. E, voglio dire, se lo dice lui, chi siamo noi per smentirlo? Grazie a tutti per aver seguito questa storia pazzesca su Taki Inoue. Vi rammento, se non siete iscritti al canale, di iscrivervi. Praticamente più della metà delle persone che guardano i nostri video non sono iscritte al canale. Se vi iscrivete in tanti siamo di più e ci divertiamo di più, quindi iscrivetevi, il pulsante qua sotto. Se volete sostenere ancora di più il nostro canale potete anche abbonarvi per avere video in anteprima, gruppo Telegram dedicato e molto di più. Io non ho altro da fare se non dirvi grazie per aver visto questo video. Ci vediamo al campionato dimenticato, tutte le info in descrizione e a presto!